Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato, dove ogni giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c'è giustificazione per questo. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Anche questa settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte. Io sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma. Uno gli manca un braccio, altro ferito alla testa. Bambini innocenti. Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e provo un grande dolore per quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare. Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai propri familiari. Tanti bambini e persone fragili restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano, anzi è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana. Soprattutto contro la vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia. Non dimentichiamo, è una crudeltà disumana e sacrilega. E per favore non abituiamoci alla guerra e alla violenza. Non stanchiamoci di accogliere con generosità, come si sta facendo non solo ora nell'emergenza, ma anche nelle settimane e nei mesi che verranno. Perché voi sapete che nel primo momento tutti ce la mettiamo tutta per accogliere, ma poi l'abitudine ci raffredda un po' il cuore e ci dimentichiamo. Pensiamo a queste donne, questi bambini che col tempo, senza lavoro, separati dai suoi mariti, saranno cercate degli avvoltoi della società. Proteggiamoli, per favore.